Professore, ci può parlare di questi nuovi farmaci che sono un po' una rivoluzione per questa infezione? Allora, i nuovi farmaci sicuramente hanno un'efficacia altissima, quindi considerate che ormai nel 97-100% dei casi possiamo eradicare il virus dell'epatite C. Si sono perfezionati negli ultimi anni, tant'è vero che gli ultimi due farmaci usciti in commercio sono riusciti a eradicare appunto fino al 98-100% i pazienti. Il problema, e l'argomento che parleremo oggi, è quella piccola porzione di pazienti che non risponde a questi farmaci, nel senso che ci sono effettivamente ancora un 2% sul territorio nazionale italiano. Considerate che attualmente abbiamo trattato sul territorio italiano più di 185.000 pazienti, il 2% di questi pazienti però ancora continuano a non rispondere a questi farmaci. Quindi ci si pone adesso il problema anche nella eradicazione totale dei pazienti cosiddetti non responder, e a volte non è un'eradicazione così facile da attuarsi per il semplice fatto che questi farmaci sono perfettibili, cioè ci sono delle categorie di pazienti, specialmente i pazienti con una cirrosi avanzata, in cui molti di questi farmaci non possono essere utilizzati, quindi per noi questo rappresenta una nicchia di pochi pazienti, ma è un problema realmente importante di cui ci dovremo far carico nei prossimi anni. Il problema adesso di questa malattia è che noi dobbiamo cercare di svelare il sommerso, cioè tutti quei pazienti che non sono stati individuati. Quindi io consiglierei al cittadino, specialmente ai medici di famiglia, di andare a fare uno screening dell'epatite C, del test anticorpale dell'epatite C, in tutte quelle categorie di pazienti che per esempio hanno avuto dei fattori di rischio, per esempio in gioventù hanno fatto uso di sostanze stupefacenti oppure sono stati sottoposti a trasfusione fino al 1989-90, dove le trasfusioni non erano correttamente testate, anche perché il virus dell'epatite C era un virus misconosciuto. E oltretutto il grosso lavoro deve essere fatto anche nel sommerso da parte dei SERD, cioè quelli che trattano tutti i pazienti attivamente tossicodipendenti, quindi secondo me c'è ancora molto da fare, perché sul territorio nazionale noi abbiamo trattato 185.000 pazienti, ma sicuramente ci sono molti più pazienti da dover screenare e da dover trattare.